Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è mercoledì 21 novembre, sono le 11 più o meno. Oggi non era in programma di fare un vlog perché in realtà vorrei fare una pausa dai vlog in previsione poi dei vlogmas perché altrimenti mi ritrovo poi a tutto dicembre che non ho poi contenuto, quindi mi devo fermare almeno una settimana. Quindi penso che questo sarà l'ultimo vlog. Ovviamente continuerò a pubblicare dei video, ma non saranno vlog, quindi per i vlog farò una pausa. E niente, quindi prima di questo vlog troverete questa piccola morning routine un po' pasticciata perché non avevo il tempo di mettere i cavalletti, fare una cosa ben fatta e quindi ho fatto una specie di vlog morning routine, insomma, vedete voi se vi piace o meno, in caso lasciate poi un like. E detto ciò, giornata grigia anche oggi qui a Torino. Le montagne sono decisamente innevate, cioè proprio nevicato bene stanotte e nei giorni scorsi che qui pioveva, dava nevischio, neve, però poi alla fine ha piovuto e basta e quindi probabilmente sono in montagna con la temperatura più bassa ancora, ha nevicato. Dicevo che ho deciso di vloggare principalmente perché sta per arrivare il pacco, me lo dai in consegna già di oggi, quindi ho detto ok, faccio un vlog in maniera che riesco a aprire anche il pacco insieme a voi, vediamo i prodottini come sono e tutto quanto, quindi ho detto, oh, boh, oggi è destino che devo girare il vlog. E tra l'altro ieri sera sono contentissima perché ho avuto una fortuna sfacciata, ho trovato sul sito di, a proposito di calendari dell'avvento, ho trovato sul sito di Makeup Revolution, quindi se qualcuna di voi è interessata magari posso esservi utile, il 50% di sconto per il Black Friday sul calendario dell'avvento di Makeup Revolution. E ovviamente mi sono fiondata perché c'è, per dire, quello completo con un mix di prodotti vari tra cialdine, ombretti, lip gloss, rossetti, insomma c'è un po' di tutto, costa 30 euro anziché 60, quindi tanta roba. Io però, avendo tanti ombretti da far fuori prima che scadano, perché comunque no, anche quelli non è che sono eterni, ho preferito prendere il calendario dell'avvento con quello tutto lip. Sono contentissima perché ragazze, rossetti non ne ho più. Cioè avrò tipo tre rossetti, uno di MAC, uno di Makeup Revolution, due di Makeup Revolution che mi aveva regalato la mia amica Marta. E quello lì, il rossetto liquido della Bella Oggi che vi faccio sempre vedere che metto spessissimo. Metto sempre quello perché non ho più rossetti. Quindi sono felicissima di aver trovato questo. L'ho trovato a 20, 25, scontato del 50%, costava 50. Quindi mi sono fatta regalino per Natale. Così ogni giorno durante i Vlogmas apriamo insieme, vediamo che rossetto c'è, la colorazione, lo provo, eccetera. Quindi abbiamo qualcosa di cui parlare. Detto questo, io mi vado a spicciare perché devo ancora sistemare e pulire un po' casa prima che arriva il corriere, così poi apriamo insieme il pacco. Allora, mi voglio tagliare un pezzettino di torta. Ah, tra l'altro vi volevo anche dire che poi, ma l'avrete notato, non sono affatto riuscita a fare il vlog il giorno del compleanno di mamma perché ero troppo incasinata, ero poi in ritardo con le pizzette, le ho fatte un po' all'ultimo, quindi non era fattibile. Cioè, se vloggavo non ce l'avrei mai fatta a fare in tempo, quindi niente, però ci siamo divertiti tutti tanto, il regalo a mia mamma è piaciuto, ora vi posso dire anche cos'era, era una palette della Pupa con dentro tutti i correttori, primer, mi pare si chiamasse Shine, e le ho prese nelle tonalità che lei usa di più, ovvero marroncini e queste cose qua. Ho preso proprio un pezzettino piccolino di torta che ha fatto mio papà appunto per il compleanno di mia mamma. La torta era a forma di cuore, era molto carina e vedete questi pezzettini di cioccolato? Sono praticamente pezzi di cioccolato ma duro, proprio pezzettini di cioccolato e cocco,
Cioè, praticamente ha fatto la torta con i miei ingredienti preferiti, perché io cioccolato e cocco lo amo. E si sentono proprio le granelle di cocco e i pezzettini di cioccolato, veramente, veramente squisita. Ora faccio uno spuntino e poi mi spiccio a finire di pulire. Che buona, ragazze, guardate che pezzettone che ho trovato di cioccolato, cioè proprio enorme. Veramente super buona. Non c'è più. Chi è? Sì, arrivo. Ragazzi, è arrivato il corriere. Metto la giacca e scendo. Notare le mie ciabattine super fashion, molto unicornose, che mi ha regalato la mia amica a Natale scorso. E detto ciò, è arrivato il pacco! Adesso ovviamente lo apriamo insieme, io mi metto qui comoda comoda, trovo una postazione per la videocamera e lo apriamo insieme, così vi faccio vedere le cosine che ho preso. Non vedo l'ora di aprirlo, non vedo l'ora. Ragazze, perdonate la luce, ma fuori piove a dirotto e quindi ci dobbiamo arrangiare così perché non ho altri posti attaccati alla finestra. Sono curiosissima, ragazze, mi sento tanto una bimba quando arriva Babbo Natale. Ogni volta che arriva un pacco, io mi sento così. Non so voi, ma io adoro ricevere i pacchetti a casa. Mi fa impazzire come cosa. Allora, aspettate che ho chiuso anche qua. Vediamo di non farci male. Allora, wow! Allora, super imballato bene. Intanto, per chi non avesse visto i vlog precedenti, se mi ricordo ve lo lascio nell'info box. Comunque, questo è un pacco di Sorgenta, che è un'azienda che abbiamo scoperto io e Riccardo, che vende appunto prodotti praticamente di farmacia, cioè non medicine. Prodotti di farmacia come Naturpharma, come tanti altri, e poi c'è anche la marca di appunto di Sorgenta. Cioè, guardate quanti, se Fede vede questi, cioè impazzisce, super imballato bene. Comunque, se volete, poi vi faccio un video in cui ve ne parlo. È un'azienda veramente molto carina. Mi ha colpito tanto perché, soprattutto adesso che sono in dolce attesa, guardo tanto, se possibile, ovviamente se le tasche lo permettono, dei prodotti un pochettino più biologici. Qua ne hanno tantissimi, ragazzi, un'infinità di prodotti biologici a prezzi bassissimi. Non regalati, ovviamente, ma molto più bassi della farmacia. Allora, pesco a caso perché c'è troppo polistirolo. Ragazze, guardate quanto polistirolo c'è. Cioè, se lo tiro fuori viene fuori un disastro. Allora, questa qua dovrebbe essere la crema che mi hanno mandato omaggio, tra l'altro mandano sempre degli omaggi, però me l'hanno mandata insieme ai cataloghi perché ho voluto l'offerta con i cataloghi, e questa è la crema multifunzione jojoba, con jojoba, aloe vera, olio di argan e olio di neem bio. Cosa sta passando? Un tir? Ha fatto un rumore pazzesco. Modo d'uso: applicare massaggio circolare indicata per tutto il corpo. Grazie alla sua formula a base di jojoba, acquista proprietà emollienti e protettive per il pH della pelle. L'olio di jojoba è dotato di proprietà idratanti e seborregolanti, oltre ad avere proprietà antirughe e disinfettanti. Scusate i rumori, sta passando di tutto adesso sotto casa. È inoltre ricco di vitamina E, B2, B3, minerali. Contrasta le lenisce problematiche legate alla pelle come pelle secca e desquamazioni. Wow, fantastico! Sono curiosissima di sentire il profumo. Dopo vediamo di aprirla. Cioè, talmente l'hanno imbottita bene, vi giuro, sto facendo fatica a prendere le... Oddio, vola polistirolo ovunque. Aiuto.
Allora, qui c'è quello che ho preso. Scaviamo, scaviamo nel polistirolo. Allora, dentifricio nero, effetto sbiancante con aloe bio, estratti di limone e malva bio. Questo qua l'ho preso ovviamente per me. Sono curiosissima di provarlo, l'ho sempre voluto questo dentifricio, quello che sbianca appunto. Non vedo l'ora di provarlo. Poi, questa è la biopomata con olio di argana, l'artiglio del diavolo 30%, che ho preso per mio papà, che me l'aveva chiesta, quindi la mettiamo lì da parte. Poi qua partono tutta una serie di cataloghi. Allora, vedete, Natur Pharma, questo è il catalogo Natur Pharma 2018, che è un appunto una linea che si trova anche in farmacia. Poi c'è la linea Albea, che è super buona, che la fa sempre Sorgenta. Ci sono anche un sacco di profumi, profumini similissimi agli originali. Una bustina. Carino, mi sembra Natale. Ah, ok, qua c'è il profumino che avevo ordinato simile al Light Blue, che è il profumo con il quale praticamente io e Riccardo ci siamo conosciuti. E quindi, no, ragazze, lui è molto 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 uguale, molto simile. Ok, qua c'è il profumino. Scaviamo ancora. Che bello, ho visto le candele. Guardate che figata. Allora, ho preso le candeline. Queste qua si possono anche eventualmente, se vi piacciono, fare dei regalini per Natale. Guardate che carine. Dopo magari le apriamo insieme e sentiamo i profumi. Sono appunto con dei packaging natalizi. C'è appunto il pacchettino. Quindi è molto carino come idea natalizia. E dopo guardiamo le profumazioni, così levo tutto questo polistirolo da qua, perché ho appena pulito e mi scoccerebbe che fa tutti i pezzettini. Poi, wow, quanti cataloghi! Guardate che bello il catalogo. Proteggi il tuo benessere, rilassantissimo, bellissimo, non vedo l'ora di sfogliarlo. Io adoro i cataloghi, vivrei di cataloghi. E basta, credo, mi pare di aver preso tutto. 3, 4, sono 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5, sì. Non c'è più nulla. Poi tutto, tutto polistirolo. Che ce n'è così tanto che controllo per sicurezza, ma no. Questo è tutto polistirolo. Ci giocherà Fede, sicuramente. E niente, io adesso voglio... Che buono, che buono. Mamma mia, gli assomiglia veramente tanto. Buonissimo, mi mancava proprio, perché proprio il profumo con cui ci siamo conosciuti è... Ne ho sempre avuto una boccettina, ma è finito. E quello originale costava... Cioè, proprio light blue, una spesa non indifferente. Quindi non l'ho più preso. Però... me lo ricorda comunque, quindi va bene così. Che belli cataloghi, fantastico. E detto ciò, mi sto già perdendo, non vedo l'ora di provare il dentifricio nero, che bello. E questa la devo dare a mio papà. Allora, ragazze, foto fatta su Instagram, perché volevo farvi vedere questa cosa meravigliosa. Cioè, guardate col fiocchettino, ma che quanto è carino. E ora apriamo. Ah no, non serve in realtà. Sì, tiro giù qui. Anche questo ben chiuso, molto ben chiuso. Io adoro le candele. Voglio un mondo fatto di candeline. Allora, vediamo se riesco a non tagliarmi. L'hanno messo in un punto, ok, ce l'ho fatta, voglio
sentire il profumo, adoro, adoro le candele. Allora, questa qui, ah, vabbè, la morte mia. Muschio bianco, cioè sento il profumo da chiusa. Sì, sa proprio di muschio bianco. Delicata, profumata, ma poi quanto è carino il packaging. Con questa bimba, un po' anni 90. Col gattino e il sacchetto pieno di giocattoli. Queste sono della linea di Victor Philippe, quindi sono di marca. Questa invece è alla vaniglia. Questa poi si sente tantissimo, ragazze. È buonissima, anche questa con un'altra immaginetta. Guardate che caruccia. E poi l'ultima e non meno importante. Questa qua è Alte Verde, gialla con questo bimbo, anzi questi due bimbi sullo slittino. Molto orientale, buona, molto rilassante questa, fantastiche. Le mie preferite sono queste due, però anche questa è molto particolare, non ho mai avuto un profumo Alte Verde come candela, quindi sono molto contenta. Mi scoccia a rovinare il pacchettino, poi ci tengo a farlo vedere anche a Riccardo, quindi le voglio rimettere dentro, farglielo vedere e poi le espongo per Natale sicuramente, perché sono molto molto carine, sono proprio le classiche latte da tenere anche dopo Natale, cioè da tenere anche una volta finite le candele, perché comunque ci si può mettere qualcosa dentro, sono molto carine. E niente, quindi questo è quanto. Poi proveremo sicuramente il dentifricio nero insieme. Sono stanchissima, ragazze, sarà la posizione. Meglio se mi alzo. Per lei io ci sarò, a quattro zampe andrò e l'aiuterò a crescere. Guardate com'è viola. Non è vero. Si vergogna perché ha capito che l'ho filmata. Sei un'assassina. Ci stiamo facendo la tortazza. Una coccola. Ta-da. È semplicissima da fare, perché dicono di versare la polvere dentro una tazza grande e mettere 5 cucchiai di acqua e basta, che ho già messo, quindi adesso la vado a mettere in microonde. Non importa, giusto in tempo per il dessert, se belli te ne lasciamo un po'. Chiunque aspiri a diventare qualcuno spera di finire qua sotto. Ma poi tu sei tanto, lo dico bene.